FBI invia un agente speciale e assieme a un uomo dei servizi inglesi interrogano il capitano Ta. Era a conoscenza del comportamento sconveniente di El Batuti? Sì, questo è molto importante. L'ho sentito da piloti di cui mi fido. Batuti è finito nei guai per le molestie a New York, quelle sulle cameriere, per i pedinamenti e così via. Per un po' la compagnia lo ha tollerato e gli hanno detto varie volte: di solito puoi anche passarla liscia, ma qui siamo in America e tu rappresenti il nostro paese. Non puoi fare queste cose. L'informazione di Taha è di seconda mano, ma la descrizione dell'incontro tra El Batuti e il suo capo pilota è interessante. Hatem Rushdie ha incontrato Batuti la notte del volo 990. Si sono visti in hotel. Gli aveva detto che non potevano insabbiare quello che aveva fatto e che a quel punto una sanzione era inevitabile. Quello da New York al Cairo sarebbe stato il suo ultimo volo. Gamil, ci conosciamo da tanti anni e mi dispiace. Questo sarà il tuo ultimo volo negli Stati Uniti. Non avrebbe mai più volato negli Stati Uniti. Batuti non avrebbe più goduto dei privilegi a cui era abituato e per questo si sentiva umiliato. Quindi, penso che sia accaduto questo. Si deve essere detto: se questo sarà il mio ultimo volo, sarà anche l'ultimo volo di Hatem Rushdie. In alcune aziende accade spesso che degli impiegati vengano armati in ufficio per vendicarsi di un trattamento che ritengono ingiusto. Forse Batuti ce l'aveva con la Egyptair. Sfortunatamente, in questo caso, il suo ufficio volava a 10.000 metri di quota. L'FBI consegna gli interrogatori di Taha alla NTSB. Gli egiziani chiedono di interrogare un altro pilota dell'Egyptair. Mohamed Badrawi conosceva El Batuti da 40 anni. Interrogato dagli americani, racconta di aver discusso col capitano Rushdie sui provvedimenti a carico del primo ufficiale. Lei sa se Hatem Rushdie era a conoscenza della situazione di El Batuti? Certo che lo sapeva, faceva finta di nulla. Credo perché Rushdie era il capo pilota. Badrawi conferma che Rushdie era arrabbiato per le molestie alle donne dell'albergo e racconta di aver informato El Batuti. Se non l'avesse ascoltata, cosa gli sarebbe successo? Non molto, perché ormai era a fine carriera. Di solito non tocchiamo chi si avvicina ai 60. Lo so, non dico che quello che fai è sbagliato. Sono loro a dirlo. So che sei mio amico. Sopportiamo un po' in attesa che se ne vadano. Badrawi chiede a Rushdie di avere pazienza col suo vecchio amico, considerando che gli mancano solo 3 mesi alla pensione. Siamo stati in aviazione per 40 anni. Gli mancano soltanto pochi mesi. Badrawi conferma che Rushdie riteneva di dover risolvere la questione di El Batuti e smentisce Taha, che aveva raccontato di un incontro tra i due la notte del disastro. Ma il capitano Taha ha ancora un'altra storia da raccontare. Un pilota egiziano chiede asilo politico alla Gran Bretagna e offre una versione inedita su uno degli episodi più misteriosi nella storia dell'aviazione egiziana. Il capitano Taha rivela all'FBI in che modo l'Egyptair istruisce i piloti sull'incidente. Una volta trascritto il contenuto del registratore vocale, il capo delle operazioni della Egyptair aveva convocato tutto il personale di volo per un incontro speciale al Cairo, in cui raccontò i fatti. Solo i fatti. Nessun commento, nessuna spiegazione su eventuali problemi tecnici. Non disse nulla. Ma noi piloti capimmo che non si trattava di un incidente. Poi ci dissero di non parlarne con nessuno. Non parlatene alla famiglia, non parlatene al telefono, non parlatene tra di voi. Capimmo che Batuti aveva fatto questo di proposito.
Le famiglie americane ormai ritengono il pilota egiziano responsabile della tragedia. In Egitto, paese con un forte senso della comunità e un radicato sentimento religioso, si ritiene impossibile che un egiziano possa uccidersi. Questa storia ha molti punti di vista. Ha a che fare con la religione, con la fede, ha a che fare con la cultura. Credo che ancora oggi, nella cultura egiziana, sia molto diffusa la convinzione che per i musulmani, o comunque per gli egiziani provenienti da quella cultura, sia inconcepibile togliersi la vita. Le differenze culturali non sono gli unici ostacoli all'inchiesta. Abbiamo avuto difficoltà in Egitto quando cercavamo di investigare a fondo sull'ambiente di Battuti. Per il governo egiziano era una faccenda delicata. Gli sforzi dell'FBI di indagare sulla vita privata di al-Battuti vengono ostacolati. Non ci hanno mai veramente permesso di svolgere tutti gli approfondimenti di cui avremmo avuto bisogno. Infine, il 21 marzo 2002, al termine di un'inchiesta da 10 milioni di dollari portata avanti per più di 2 anni e 5 mesi, l'NTSB pubblica il suo rapporto e stabilisce che la probabile causa dell'incidente del volo 990 dell'Egypt Air è lo scostamento dalla normale rotta di navigazione e il conseguente impatto sull'Oceano Atlantico a seguito dell'intervento ai controlli del primo ufficiale di riserva. La risposta dell'ente dell'aviazione civile egiziana ha toni indignati. È ovvio che l'NTSB non ha condotto il tipo di inchiesta professionale sull'incidente che il governo egiziano si attendeva. L'ex direttore della sicurezza dell'aviazione dell'NTSB contesta la posizione egiziana. Quello che non trovo professionale è l'ostinazione da parte degli egiziani di fronte ad una prova che appare incontestabile. Chiunque si intenda di inchieste su incidenti aerei, che sappia qualcosa di aerodinamica e di aeroplani, sa che quella prova non si discute e dimostra che l'aereo è stato fatto precipitare nell'oceano intenzionalmente. Nessuna teoria avanzata dagli egiziani o dai nostri esperti è riuscita a dimostrare il contrario. L'eventuale presenza di guasti meccanici nel sistema di controllo dell'equilibratore non basta a giustificare quello che è accaduto e comunque non può provocare la completa ingovernabilità dell'aereo. Come molti suoi concittadini, il nipote di Gamil non riesce a credere che lo zio sia il responsabile di un massacro. Si tratta semplicemente di un disastro aereo. Tutto questo è stato fatto senza una vera ragione. La verità è che c'è stato un insabbiamento. Greg Phillips è convinto di aver preso in considerazione ogni indizio e ogni ipotesi. Gli investigatori specializzati in disastri aerei cercano di fare tutto il possibile perché quello che è accaduto non si ripeta. E non cercano certo di insabbiare. Non solo non mi risulta che sia mai accaduto, ma non è mai nemmeno stato sul punto di accadere. I punti di vista sul disastro del volo 990 restano divergenti. Le domande di tante famiglie disperate restano ancora senza risposte. Per molti, il motivo per cui questo aereo è finito in fondo all'oceano resterà per sempre un doloroso mistero.